La risposta di Anderloni 3 anni fa, quando ci siamo presentate a chiedergli timidamente se potevamo cominciare e pensare di fare questa esperienza, è andata molto bene e quindi siamo molto riconoscenti al direttore artistico del Film Festival di aver appoggiato e di aver creduto nel valore di questa iniziativa di venire qua dentro. Ecco. La giuria è composta da 11 persone, diciamo, sono 7 italiani, uno da Ecuador, uno rumeno che sono io, uno marocchino e uno kosovaro. Questa sezione della giuria è una, diciamo, la perla preziosa incastrata dentro un progetto più ampio che è la montagna dentro. Questi panorami li trovo sempre splendidi. Io risiedo anch'io in Valpolicella e questi luoghi mi tirano fuori parecchi ricordi, le cascate che abbiamo sulla Mulina, parecchi ricordi mi tirano fuori, che qua dentro sono assopiti perché più del panorama fuori dalla finestra non abbiamo altri stimoli, tranne che questi film che siamo riusciti a vedere quest'anno. Il Microcosmo ha una vita abbastanza lunga, è più di 15 anni che esiste e si caratterizza per un lavoro mirato a far emergere la parte attiva delle persone detenute e soprattutto a creare un ponte dove le persone detenute possono riconquistare una cittadinanza e una partecipazione alla società esterna. Per quanto riguarda il Film Festival, l'esperienza mia personale è un'esperienza unica che a me non mi ha permesso solo di, cioè non ho passato solo bei momenti, ma mi è servita anche personalmente, che mi ha dato tanto, perché parecchi film, parecchie scene, parecchie cose ti portano alla mente magari attimi della tua vita. Io vengo da Romania e quando ho visto un film, diciamo, fatto, concepito in Romania, sono stato contento. Insomma, il film si chiama 24 secchi, 7 topi, 18 anni. Questa significa, tradotto in rumena, 24 calderi, 7 sobolani, 18 anni. Dopo la visione del film, ampie e lunghe discussioni in questa stanza con tutta la giuria e ognuno dei giurati va a compilare la scheda secondo i propri gusti, una scheda articolata. La natura è sempre in primo piano con la montagna e via dicendo, insomma. Però quest'anno si è puntato più nell'uomo, nella persona. Si vede la sinergia tra uomo e natura che continuano assieme in questo cammino. La prima volta come esperienza mi è piaciuta tanto, mi sta piacendo tanto. Infatti, cioè, se sarò qui ancora, continuerò a frequentare questo corso, perché mi aiuta tanto nel illuminarmi in certe cose che magari sapevo che esistono, ma non c'era mai nessuno che è riuscito a farmi capire come possono esistere veramente invece che solo per me. Cioè, dopo 3 anni abbiamo compilato delle schede di valutazione che ogni anno si perfezionano per riuscire al meglio in questo nostro impegno. In fin dei conti ci fa capire che bisogna affrontare i propri dolori, le proprie difficoltà del passato per poter accedere a un futuro diciamo migliore, quindi sorridere alla vita. L'iniziativa che oggi si sta presentando è un'iniziativa molto importante per i cittadini ospiti di questo istituto, perché è un esempio perfetto di integrazione tra la società esterna e la società interna. È un'iniziativa di grande valore sociale, di grande portata, di senso civico, perché permette ai detenuti di sentirsi parte integrante della nostra società. Tutti i giorni escono 2, 3, 4 detenuti e fanno un'attività di volontariato partecipando all'organizzazione esterna al Film Festival della Lessinia. Quindi ecco, è un'iniziativa che coinvolge non solo i detenuti della giuria, ma quest'anno si è allargata anche ad un'altra parte dei detenuti. Vedete, quello che ostacola il reinserimento dei detenuti, in sintesi penso che siano proprio i pregiudizi. E iniziative come queste hanno proprio la forza e il potere di abbattere i pregiudizi. I cittadini detenuti vogliono ritornare nella società. Quindi ecco, grazie a tutti coloro che hanno permesso questa splendida iniziativa. Sicuramente al professor Anderloni e a tutte le operatrici di Microcosmo.
L'unica cosa che mi resta da dire è che io sono la seconda volta che faccio questo film festival e che la prima volta non sapevo cosa mi stava succedendo, la seconda volta invece sì, e la seconda volta quest'anno per l'appunto ho riflettuto sul discorso quante volte sono stato giudicato io e per una volta sono io che giudico qualcosa e questo mi ha dato da riflettere parecchio sulla mia vita. Arrivederci.